Non è che ci fosse, loro guardavano più gli anziani, il problema era quello lì. Però dei fatti alle Reggiane, io sono sempre stato antifascista anche dentro le Reggiane, e come ero io c'era altra gente più sfortunata di me, perché dentro le Reggiane hanno scoperto che mettevano, si facevano gli aeroplani allora, e hanno scoperto che mettevano la sabbia dentro i cilindri, i vari Ganassi, Bagnacani, Catelani, tutta gente che sono andata a finire in galera, ma loro poi avevano già una trentina d'anni, cioè sono tutti gente che avevano già moglie, magari anche con dei figli, cioè lo sfogo era più su quella gente. Noi passavamo inosservati, non è che noi, però non insistevano. Il mio capo diceva sempre: quando viene a cazzulde, se tornano qua dentro, la testa gliela facciamo poi prendere se vogliono lavorare qui. E loro mi insegnavano la vita, come si doveva fare, perché loro c'era la raccolta dei soldi, quello che si chiamava il soccorso rosso. Che cos'era? L'ho gestito io, anche arrivato lo gestivo io, e prendevamo dei soldi, lo davamo al partito. L'accusa più terribile era per i combattenti di Spagna, in parte era anche vero, però c'erano anche i nostri compagni di Rivato come Fontanesi, quella gente lì che erano in galera, e allora le famiglie, cioè il partito dove poteva cercava di dargli una mano. Noi andavamo in piazza a vendere delle cose, la domenica facevamo delle lotterie. Quando c'era così facevamo quelle cose lì. Noi abbiamo fatto una lotteria che il primo premio era una gallina che ce l'hanno regalato un contadino, e abbiamo fatto sempre per prendere qualcosa, per prendere dei soldi, perché ci volevano i soldi.